Ciao Grigliare Duro Crew, oggi vi svelo la ricetta della salsa barbecue Grigliare Duro Style. Le salse barbecue sono un ingrediente utilizzatissimo per quanto riguarda tutte le ricette che arrivano proprio dall'America. Per farcire hamburger o condire il nostro pulled pork, glassare ribs piuttosto che lollipop, la salsa barbecue è proprio uno dei protagonisti che ci servono per dare quella nota di dolcezza, acidità e quindi andare a completare per bene il nostro piatto dandogli una bella impronta americana o comunque una bella personalizzazione. Prima di andare avanti ti ricordo di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per supportarci e rimanere aggiornato. Partiamo con gli ingredienti. Oggi partiamo da un ketchup, ma possiamo anche andare più indietro partendo proprio dalla salsa pomodoro per eliminare proprio al 100% questione di conservanti. Poi dobbiamo dare una nota dolce, quindi data dallo zucchero di canna e dalla marmellata di ciliegie. La parte acida poi invece è data dall'aceto di mele e da una punta di senape che poi serve anche per emulsionare bene il tutto. Un po' di gusto, carattere, poi glielo daremo anche con un paio di spicchi d'aglio che faremo soffriggere all'inizio. Partiamo col nostro spicchio d'aglio, un paio di spicchi d'aglio, e li tritiamo bene finemente. Più fini li tritate, più poi non avete bisogno di andare a frullare eventualmente la salsa. Se non avete voglia di impuzzarvi le mani, potete anche utilizzare l'aglio quello già secco, però diciamo che con l'aglio tritato andiamo a liberare più oli essenziali dell'aglio e quindi avere un sapore ancora più marcato e caratteristico. Abbiamo tritato finemente l'aglio e andiamo subito a metterlo in pentola insieme all'olio, più o meno un 3 cucchiai, poi vi regolate anche in base alla vostra pentola. Andiamo a accendere il fuoco e andiamo a far soffriggere l'aglio. Ricordatevi di non farlo bruciare, sennò abbiamo un sapore amaro. In caso usiate l'aglio secco, non dobbiamo andarlo a soffriggere, ma scaldiamo semplicemente l'olio e poi aggiungiamo tutti gli ingredienti. Vi ricordo che poi questa ricetta, insieme a tante altre varianti, le trovate sul nostro blog www.atuttagriglia.com. Quando l'aglio inizia a soffriggere, ricordatevi di mescolare bene in modo da non farlo bruciare. Quando l'aglio ha preso il colore, allora iniziamo ad aggiungere il ketchup, l'aceto di mele, lo zucchero di canna, la senape e la marmellata di ciliegie. Iniziamo a mescolare bene, aggiungiamo l'acqua che ci aiuterà a farla cuocere quel circa quarto d'ora in modo che tutti gli ingredienti si miscelino per bene. Ultimo ingrediente, andiamo ad aggiungere il nostro pork rub. Nella ricetta trovate un cucchiaio, ma potete anche regolarvi un po' a sentimento in base a quanta intensità di sapore volete avere. A questo punto non ci resta che far andare la nostra salsa a fuoco lento, mantenendo sempre mescolato in modo da non farla bruciare, fino a che non si addensa per bene. Un'ulteriore personalizzazione che possiamo dare alla nostra salsa è quella di aggiungere i succhi di cottura della preparazione che stiamo facendo. Ad esempio, se stiamo facendo una salsa per il pulled pork, possiamo aggiungere i succhi ricavati nel foil all'interno della salsa in modo che diventi ancora più gustosa e personalizzata e si amalgami ancora meglio ai sapori poi della nostra preparazione. Una volta che abbiamo raggiunto la giusta densità, come vedete non è né troppo liquida né troppo densa, il che ci aiuterà tantissimo poi a spennellarla sulle nostre preparazioni, andiamo a spegnere il fuoco e la lasciamo leggermente intiepidire prima di travasarla nel contenitore. Ma intanto che la salsa si intiepidisce un attimo, ci prepariamo il nostro barattolo sterilizzato. Se riutilizzate un vecchio barattolo, ricordatevi di comprare il coperchio nuovo perché le guarnizioni poi non terranno bene il vuoto. Andiamo poi
a versare la salsa all'interno. Chiudiamo il tappo senza fare troppa forza, in modo che vada a formare il vuoto. Possiamo capovolgerlo, ma essendo la salsa bella calda, il vuoto si formerà anche lasciandolo a riposare così. Quindi aspettiamo poi che si raffreddi per bene, controlliamo che si sia formato il vuoto, quindi il tappo deve schiacciarsi in giù, e quando è bella fredda la possiamo conservare in frigorifero fino a una settimana. Come avete visto, creare una salsa barbecue è estremamente semplice, ci vogliono 15-20 minuti e con questa ricetta alzerete l'asticella nelle vostre preparazioni barbecue e farete un figurone della Madonna con i vostri amici. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, segui il nostro canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sui nuovi video. Ci trovi anche su Facebook e Instagram e per tutte le informazioni www.grigliareduro.com.